tutti, grazie di esserci ancora una volta. Un abbraccio a tutti, vi abbraccio uno a uno, grazie di esserci, è fondamentale esserci. L'ho detto bene Vittorio prima, questo è il periodo più buio della nostra storia repubblicana. La democrazia sta morendo in quanto regola, in quanto costituzione, in quanto procedura, in quanto separazione dei poteri, in quanto principio di uguaglianza, in quanto laicità dello Stato. Deve rivivere nel cuore, nell'anima, nella passione degli uomini e delle donne liberi. Ecco il punto. Stiamo imparando sulla nostra pelle, non importa di quale colore, che oggi nel mondo contemporaneo i dispotismi, i regimi autoritari e populisti non hanno bisogno di imporsi con i tribunali speciali, con l'olio di ricino, con i carri armati. Non hanno necessità di sopprimere la Costituzione e il Parlamento. Non hanno necessità di impedire le libere elezioni. Si impongono in forma nuova, svuotando la Costituzione dall'interno, comprimendo uno a uno i nostri diritti fondamentali, che sono diritti umani, prima ancora di essere diritti costituzionali. I nuovi regimi populisti autoritari si impongono con la pratica indegna delle leggi su misura, il sovvertimento di ogni regola, di ogni rispetto. Possono farlo come oggi in Italia, quando un gruppo di affari e di impunità, titolare di un partito monocratico, personale, che usa le persone come commessi, come servi, senza scrupoli, prende la maggioranza di un Parlamento e lo riduce a ufficio di ratifica di decreti governativi. L'ultimo l'abbiamo visto ieri, firmato a mezzanotte prima di andare a letto da un Presidente della Repubblica che noi rispettiamo, ma che non si sta dimostrando all'altezza, moralmente all'altezza della gravità dei tempi. Bravo! I populismi autoritari della contemporaneità lasciano libere le elezioni, ma impongono una legge elettorale che consente a 5-6 padroni di partito di nominare il 90% dei parlamentari, cavalli di Caligola, senza alcuna libertà morale, che approvano leggi, sovente col voto di fiducia, decise da altri, nel retrobottega dei cavilli di Ghedini o nel retrobottega razzista, xenofobo della Lega, che ricatta il padrone e lo fa costantemente. Tra gli elementi del disastro c'è una forza politica come la Lega, che è estranea alla democrazia delle regole, che disonora gli italiani in tutto il mondo. Siamo qui, ha detto bene anche questo Vittorio, non solo per difendere i nostri diritti, la nostra dignità di cittadini, per difendere i diritti e gli interessi di coloro che non lo sanno, degli indifferenti, di coloro addirittura che ci disprezzano. Il nostro orgoglio sia questo, in pochi o in tanti non importa. Abbiamo il dovere di difendere i diritti di tutti, a cominciare da coloro che non lo capiscono e che non ci capiscono. E il disegno perverso in atto
è molto evidente a chi abbia ancora uno sguardo morale sui fatti, a chi abbia ancora la fortuna di essere titolare di senso critico, di memoria, di rispetto di sé e degli altri. È un disegno che costruisce una società e una giustizia a due binari: l'impunità assoluta per i VIP del crimine e la severità spietata contro i deboli. Questo è fatto a colpi di leggi, di comportamenti, di dichiarazioni che distruggono la convivenza, perché fanno trionfare il cattivo esempio. Il razzismo che nasce anche dal vertice delle istituzioni, dalle leggi che si fanno. Abbiamo una responsabilità enorme, cari amici. Ciascuno di noi la deve sentire dentro di sé. Difendere la democrazia oggi significa mobilitarsi costantemente, non attendere che un capo partito, un capo sindacale ci convochi in piazza. Dobbiamo esserci nelle piazze, nei luoghi del lavoro, nei luoghi del dibattito, tutti i giorni della nostra vita. Dobbiamo farlo per noi e per quelli che non lo capiscono. La giornata di oggi è la continuazione ideale del primo marzo, che ha mobilitato persone e coscienze in tutta Italia. Giornata straordinaria. Il valore aggiunto di queste convocazioni è l'integrazione fra la vita virtuale di internet e la piazza fisica. Non dobbiamo morire sul web, dobbiamo utilizzarlo, questo strumento meraviglioso, per riportare le persone a incontrarsi, a condividere il medesimo destino. Questa è l'essenza della politica. Noi oggi in Italia abbiamo questa sventura di avere la destra più amorale, più spregevole, più illegalitaria, più impunita di tutto il mondo occidentale. E questo è un po' il tentativo umile e fermo di dare un contributo al futuro con la forza del buon esempio, mettendoci in gioco in prima persona, assumendosi dei rischi, perché la libertà costa sempre un prezzo, che con un gruppo di amici in questa città, che era guida morale del paese e che oggi è scolpita, affossata nell'indifferenza e nella mediocrità, il compito che ci siamo dati con un gruppo di amici è proprio questo: ingaggiare una vera e propria resistenza civile e costituzionale. Dobbiamo essere uniti in questo. Le bandiere vanno benissimo, ma la vera bandiera è la cittadinanza, è la responsabilità. La differenza è una ricchezza di tutti i colori, ma dobbiamo essere uniti nelle nostre differenze fino a quando non ripristineremo le condizioni di agibilità minima della nostra democrazia costituzionale. Noi dobbiamo essere uniti pur nelle nostre diversità e resistere ingaggiando un impegno quotidiano di ogni singola coscienza. Lo stiamo facendo a Milano. Ogni settimana siamo in piazza con un agorà. Abbiamo scelto questo nome, il nome dell'antica piazza ateniese dove è stata inventata la democrazia. Dobbiamo reinventarla noi. Ci tocca. Non abbiamo più, o abbiamo smarrito quasi tutti i punti di riferimento nel mondo intellettuale, nel mondo istituzionale, sovente anche nel mondo dei partiti. La responsabilità è enorme di scegliere o riposarci nell'indifferenza fino a quando qualcuno non verrà a toccare noi stessi un nostro interesse, oppure ingaggiare questa battaglia culturale innanzitutto con un impegno che in epoche normali non sarebbe necessario. Io, che poi ho un carattere un po' particolare, da qualche anno li vado a stanare faccia a faccia,
e mettiamo dei video sul web che hanno generato un forte passaparola. Vedete? Un ceto di potere trasversale che vive di menzogne e di abusi. Quando uno gli va a fare le domande, le critiche, le contestazioni viso a viso con una telecamera che loro non controllano, cambiano faccia, ti insultano, scappano. Abbiamo uno strumento in più che è internet, telecamere, blog, comunicazione che loro non controllano. Difenderlo significa esercitarlo, usarlo bene contro la loro menzogna, contro le loro leggi infame che creano ingiustizia e disuguaglianza. Abbiamo una grande partita da giocare insieme, stiamo uniti nella nostra diversità e le nostre ragioni prima o poi vinceranno. Grazie. Bravo.